Buongiorno a tutti. Con il decreto ministeriale numero 12 del 18 maggio scorso è stato dato il via a un piano straordinario di assunzioni previsto dal decreto legge 126-2019. In particolare, il decreto scuola aveva previsto che sui posti rimasti vacanti e disponibili al 31 agosto 2019, che non era stato possibile assegnare agli aventi diritto, si debba procedere con assunzioni a tempo indeterminato prima delle operazioni di mobilità e di immissione ruolo per l'anno scolastico 2020-2021. In particolare, recependo e dando attuazione alle disposizioni del decreto scuola, il decreto ministeriale numero 12-2020 ha previsto che sul contingente di 4.500 posti verranno effettuate le assunzioni a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 1 settembre 2019 e decorrenza economica e assegnazione di sede e quindi presa di servizio dal 1 settembre 2020. Dei soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie generali dei concorsi ordinari a cattedre del 2016, delle graduatorie del concorso per docenti abilitati di scuola secondaria del 2018 e del concorso straordinario di scuola dell'infanzia e primaria del 2018 e per il restante 50% dai soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento. Particolarità di questo mini piano straordinario di assunzioni è che queste nomine a tempo indeterminato verranno effettuate prima delle operazioni di mobilità e di immissione in ruolo per l'anno scolastico 2020-2021. In particolare, i soggetti individuati per la stipula del contratto a tempo indeterminato su queste sedi, che sono quelle resesi vacanti in seguito ai pensionamenti per la quota 100, potranno scegliere la provincia di destinazione, la sede di titolarità prima ancora che verranno effettuate le operazioni di mobilità e le assunzioni ordinarie per l'anno scolastico 2020-2021. Quindi ha una caratteristica di straordinarietà questa procedura perché attiene al contingente 2019-2020 e quindi verrà effettuata prioritariamente alle operazioni per il nuovo anno scolastico. Grazie e arrivederci.